Buon pomeriggio, eccoci qua, come stiamo? Mi auguro sempre tutto bene. Chiaramente questi sono i soliti inizi con cui uno aspetta che su Instagram si popoli un po' di pubblico. E intanto infatti saluto Roberta, benvenuta. Saluto Gaia, ciao tesoro mio. Saluto, vediamo. Saluto Teatrio Fashion, benvenuti anche a voi. Allora, oggi in chiusura di settimana parliamo del mondo consulenza d'immagine, make-up, tendenze e capelli. Quindi entriamo nel mondo del hairstyling e lo facciamo con una persona che ho conosciuto proprio in occasione dell'ultima Milano Fashion Week, una persona che mi ha fatto subito un'estrema simpatia. Ci accomunano chiaramente valori, professionalità, senso di coesione, senso di appartenenza al proprio team. In più, poi lei si presenterà sicuramente meglio di come la sto presentando io, ma è una hairstylist che presta appunto la sua opera da 33 anni e si definisce una hairstylist bioetica e quindi ci dirà qualcosa di più. La vedo collegata e quindi mentre saluto un po' di persone, ciao Fabio e tutti gli altri, do anche la diretta a Gelfi su Instagram Hair Trendy. Eccoci qua, eccola. Allora, Ciao! intanto potrete capire che già visto il colore della mia amica Anna Maria, ovviamente, come vi dicevo, appena ci siamo conosciute è stato dez amore immediatamente. Siamo Come andate stai, proprio tesoro nel click. mio? Com'è? Dico, come stai? Sto bene, ho tanto fermento in queste ultime settimane. Cominciato le nostre tailor made già da Oh, che adesso ci spiegherai tutto perché io e il mio pubblico siamo veramente curiosissime. E ovviamente, ciao Fausto, benvenuto. E ovviamente, guarda un po', ti ricorda qualcosa? Lo dice il Yes. tuo onore. E siccome chiaramente in lungo e largo, ormai che mancano questi ultimi 15 giorni al lockdown, all'uscita, no? Dal blocco, scusa, sostanzialmente esattamente l'opposto. Immagino che ti arrivano tutti questi pensieri concentrati di tutte le donne che pensano Anna Maria, vero o Sì, tantissime, tantissime. Infatti, per dirtene una, ieri abbiamo fatto un post dove chiedevamo alle clienti, agli amici o a chi vorrà conoscerci di darci degli aiuti, degli spunti per la nuova riapertura, qualche idea. Quindi, se a qualcuno gli venisse in mente di darci qualche spunto. Allora, noi chiaramente diciamo sempre che al di là di poterci salutare man mano che salgono i commenti, però non so se tutti quanti sapete che c'è anche una funzione dove avete le due cartine col punto interrogativo, dove potete formulare proprio una domanda. Quindi, siccome oggi parliamo non di tendenze così che tanto ormai le conoscete in lungo e in largo le tendenze, sapete meglio di noi quali saranno questi benedetti colori che dovevano decollare già a marzo e che indosseremo appunto quando usciremo dal lockdown a maggio. Quindi non vi vogliamo parlare di quello. Senti Anna Maria, in attesa che comunque arrivi un po' di gente, no? Quindi prima di entrare nel vivo dell'argomento vorrei aspettare che si popola un pochino, no? Il nostro pubblico. Io ti ho fatto una piccola presentazione perché voglio dire, una stylist del tuo calibro con la tua esperienza non è che posso descriverla in 2 minuti, però voglio dire, quando noi ci siamo conosciuti, ci siamo strette la mano, ci siamo dette piacere Anna Maria, piacere Valeria, e questo l'ho detto, eravamo all'interno dell'ultima Milano Fashion Week. Poi, indagando così su di te, perché io sono una super curiosa, leggo su di te che sei una stylist bioetica, ma ci dici che cosa significa? Allora, parto da tantissimi anni fa. Mia madre era parrucchiera. Entravo nel suo salone e mi mancava l'aria. Mi piaceva il lavoro perché quando vedevo che trasformava le sue amiche, le faceva belle, io mi immaginavo già, no, di farlo.
a 14-15 anni già tagliavo i capelli ai miei amici di sera, così, giusto per... Però ho detto, però voglio un ambiente sano, dove entro e può sembrare che entro da in qualsiasi altro ambiente, anche un ambiente di casa, non voglio sentire questi odori. E quindi mi sono avvicinato a un'azienda leader in Italia che appunto fa... Per un momento io non ti ho sentito, non so se gli altri ti hanno sentito, perché ogni tanto la connessione non è proprio perfetta, quindi mi manca proprio, ti sei avvicinata ad un'azienda che è leader nel settore. Settore italiana, che praticamente mi forniva quello che io avevo bisogno, quindi da allora è stato amore a prima vista, quindi sono quasi 20 anni che sono... È solo bioetico, il mio salone bioetico. Perfetto, questa cosa è fantastica. Senti, mentre scorrono i commenti, siccome io ieri ho fatto una puntata con un mio carissimo amico e collega che è Raffaele Squillace, e leggo che ti saluta come se ti conoscesse, ma mi manca un pezzo? Lo conosco! Ma non ci posso credere! Ci siamo conosciuti ad Alta Roma! Ma allora lo vedi che quello che io continuo a dire, give love first, è proprio quella selezione naturale, per cui dico che non mi meraviglio più che e si creano queste connessioni, che tanto già eravamo connessi, bastava aspettare. Verissimo, verissimo. Ah, vabbè. E quindi praticamente, va bene, ci hai spiegato, quindi, mentre tu parlavi peraltro, facevo un parallelismo, perché anche quando intervistano me, che comunque mi chiedono come ho iniziato, ridi Raffaele, quando ho iniziato, come è nata questa passione, no? Dico sempre, ho raccontato in qualche altra puntata, insomma, del Vortalking, che praticamente io ho iniziato anch'io da piccolissima, prima con le bambole, poi sono diventate le compagne di classe, poi sono diventate le modelle, poi mano a mano sono diventate le clienti, quindi man mano le attrici, eccetera, eccetera. Quindi man mano che aumentava l'expertise, aumentava anche il livello, no, del tipo di donne. Però sicuramente sapevo già cosa volevo fare. E quindi questo, in una sola parola, significa proprio il senso innato, quindi al di là di quello che poi uno studia, sapere quando nasce qual è il tuo dono, no? Vero. Sei d'accordo? Il dono, verissimo. Perché è proprio un dono. E tu parlavi di un argomento interessante, perché hai ragione. Io ricordo proprio, ovviamente essendo figlia degli anni 70, ricordo benissimo gli anni 80, in cui quando accompagnavo mia madre dal coiffeur, questo odore di permanenti era una roba che uscivi drogata dal negozio, proprio drogata, chimicamente drogata. D'inverno c'era anche la nebbia che potevi tagliare. Esattamente. No? Quindi okay. Poi quando si fondeva l'ossigeno, le tinture che non erano appunto bioetiche, perché voglio dire, oggi anche in quello che è il mercato, non semplicemente del coiffeur professionale, del mondo del coiffeur professionale, ma voglio dire, oggi le donne, se si devono rivolgere anche ad un ambito un po' più casalingo, riescono a trovare comunque delle aziende, no, che riescono a soddisfare dei requisiti, tutto sommato, rimanendo appunto bioetici. Quindi ringraziamo Dio, non abbiamo solo distrutto questo mondo, ma abbiamo anche fatto delle cose belle. Direi di sì. Nell'ambito della cosmesi e del parrucchiere, secondo me, tantissimo. Esattamente, ci siamo migliorati tantissimo. Ora, a mio parere, non so se sei d'accordo, ma visto quello che ci sta insegnando questo periodo, proprio poco fa, poc'anzi, sai che io sono catanese per metà parte, metà catanese e metà invece di Reggio Calabria. Nata a Reggio Calabria e trasferita a Catania, che avevo 2 mesi. Poi mio papà siciliano, quindi vabbè. E poco fa mi hanno mandato una bellissima immagine di 11 delfini nel porto di Catania. Li ho visti, che spettacolo! Cioè, io ho i brividi. Perché scendo a Milano, vado a comprare le sigarette, oppure vado in farmacia, oppure faccio qualsiasi cosa, e mi arrivano gli scoiattoli tipo Biancaneve sui piedi. E vedi i delfini. Cioè, il mondo praticamente ci sta insegnando che forse senza di noi, se continuiamo a fare quello che facevamo prima, è meglio che ce ne stiamo a casa.
Verissimo. Quindi lasciamo questo segnale, ma non solo noi che già ci siamo arrivati, giusto Anna? Ma quelli che sono sopra di noi, le aziende quelle più importanti, invece di guadagnare e basta, invece di guadagnare e basta, cercate veramente, chi vi dice di non guadagnare? Guadagnate, quindi mi rivolgo a Confindustria, mi rivolgo a tutte le grandi associazioni nazionali ed internazionali che possono fare qualcosa. Certo. Parlate meno e fate più fatti, intascatevi meno soldi e fate qualcosa più per il nostro mondo. Perché questo è solo un primo segnale, non lo so se ce ne danno un altro. Io penso questo. E quindi, siccome già invece il nostro pubblico si è ben popolato, a questo punto io vorrei entrare con te nel vivo dell'argomento. Allora, io, indagando su di te, perché ti ho detto sono una curiosa innata, su internet ho trovato che tu sei, al di là che di come ti ho conosciuto, una pazzeschissima. Brava, è vero, anche Stefano da Bergamo dice l'inquinamento acustico è annullato, esattamente. Comunque, ritornando sull'argomento, dicevo, su internet ho trovato su di te che già da tempo tu, al di là di occuparti di quello che è con bellezza, con amore delle tue clienti nel salone, ma facevi già tanto video, ma tanto video. Quindi comunque, no, eri abituata a fare queste interviste perché, ripeto, ho seguito tutto quello che riguarda il mondo piacentino, perché è vero, l'ho omesso di dire, Anna Maria Gelfi esercita la sua bellissima professione in Piacenza, corretto? Perfetto. E quindi, in attesa di uscire da questa quarantena e in attesa che ci dicano poi realmente, al di là del 4 maggio che è una data e la mettiamo lì, al di là delle categorie, ma secondo me non ci stanno capendo niente neanche loro, quindi è bene che ognuno di noi giustamente abbia una strategia B. Io pure mi sono trovata la strategia B e state allerti perché l'energia vorre Orlando sta arrivando come un kamikaze. Ma detto ciò, anche tu non sei da meno. Ce lo racconti? Certo. Allora, io a livello di video faccio un programma, facevo un programma che Brava. Si chiama Revolution, in collaborazione con Video Piacenza. È nato come uno scherzo, quindi andavamo in città e trovavamo una persona da trasformare, Valeria, al momento, Bellissimo, così. Quindi proprio il brutto anatroccolo in diretta, così, ma dal senza vivo, che lo non sapevano. Organizzato. Senza... Appunto, non organizzato. Quella è la meraviglia, non organizzato. Quindi prendevamo la ragazza, la signora, perché abbiamo fatto tutte le età, in negozio. Noi abbiamo un reshow, quindi siamo ecologici anche nel muoverci. Un Ti ho detto reshow. Che tu sei fantastica, questa non lo sapevo. Rapivamo la cliente, la modella del giorno, e la trasformavamo. Colore, make-up e poi abbigliamento. E attenzione! Sì, la vestivamo anche. Quindi proprio 360 gradi. In collaborazione con altri negozi. Quindi... quando ci siamo chiusi in casa praticamente è mancato, vabbè, prima di tutto l'aspetto umano di stare con le persone. Dopo le prime 2 settimane di letargia mi sono data una mossa, con lo staff abbiamo detto cosa possiamo fare, vogliamo farci sentire, non vogliamo farci dimenticare, vogliamo stare unite. Tutte le mattine ci colleghiamo e valutiamo questa Tailor Made, il nuovo nome di questa Revolution, diciamo così, tagliata su di te, dove prendiamo in esame il viso, la corporatura di una ragazza e le creiamo una sua consulenza tagliata su di lei. Quindi guardiamo la morfologia del viso, guardiamo il colore dei capelli, degli occhi, della pelle e creiamo su di lei un cambiamento. Ok, allora ripeto, io sono una curiosa, ma sono anche una che nella curiosità, poi in questo spazio, che è uno spazio appunto per condividere delle idee tra noi professionisti, ma anche chiaramente tutte le persone che hanno il piacere di seguirmi dalle 6 alle 7. Facciamo caso, facciamo un esempio. Sì. Io vivo alla Lamezia Terme. Sì. E conosco Anna Maria.
è vero che ho tanti parrucchieri lì in zona, ma mettiamo magari che io sto cercando proprio un expertise che mi sappia dare quindi dei suggerimenti proprio sul total look. Io dalla Mezza Terme cosa faccio per contattare Anna Maria? Così spieghiamo anche alle persone, certo, che sono qui come possono fare. Tramite i social, quindi o Facebook o Instagram, mi mandano la foto del loro viso struccato con i capelli allontanati dal viso per vedere bene la forma. Poi noi andiamo a spulciare, se hanno i social ovviamente, andiamo a spulciare un po' per capire se non la conosciamo. Cerchiamo di andare a vedere con i post che persona è, certo, che fisicità ha. Ci facciamo magari mandare una foto anche di un insieme, cioè di tutto il corpo. E lì creiamo la Tailor Made in collaborazione con le mie collaboratrici. Che saluto affettuosamente perché sono meravigliose. Anche loro ti salutano, tra l'altro. E montiamo questo mini video di 2 minuti, uno incentrato appunto sulla morfologia e i colori amici, e uno sull'air cut e lo styling. Quindi, per esempio, te ne avevo fatte vedere due. Una l'ho fatta su una ragazza che è una mia amica e che conosco bene, che è anche mia cliente, la Chiara. E un'altra su una ragazza che non ho mai visto, che è amica sui social. E quindi abbiamo proprio lì, sono andata a cercare di capire, tramite i post che pubblica, che personaggio è, che tipo è, perché non l'ho mai vista di persona. Ecco, questo chiarimento era importante perché, sempre per trasparenza, mi piace ricordare che quando organizzo questi momenti, questi incontri sul mio profilo, nulla è costruito. L'unica cosa che ovviamente avviene è quello, un attimino, uno scambio, giusto per capire di che cosa si vuole parlare. E adesso capisco quello che tu mi hai mandato, perché tu me l'hai mandato. Io me lo sono guardato, mi è piaciuto, ma non capivo il collegamento, cioè come le persone poi ti potessero comunque raggiungere da qualsiasi punto d'Italia. Ora, io non so se riesco... Vai! Scusa, ti interrompo. Mi hanno scritto da Bristol, da San Francisco... Ma veramente? Milano, Verbania... aspetta, mi vengono in mente... La Svizzera! Stiamo facendo lavoro... Cioè, non è solo piacere. Quindi, scusa, prima di riuscire a documentare, se ci riusciamo adesso con la tecnologia, sì, quello che tu mi hai mandato, perché mi piacerebbe condividerlo con le persone che sono qui con noi, possiamo anche lanciare quindi questo messaggio per le persone, sì, che magari non sono così attive, uscite dal letargo, e che in questo momento magari sono impaurite di avere perso tutto quello che era prima. Quindi, Anna Maria, possiamo lanciare questo messaggio che non bisogna perdersi d'animo, che c'è sempre un'opportunità e che anche, voglio dire, se tu non hai milioni di follower che ti seguono, ma sei riuscita nel tuo piccolo a raggiungere un pubblico internazionale, quindi volere è potere. Certo, assolutamente, assolutamente. Bene, ricordatevelo, orecchie, vi raccomando. Allora, io adesso devo indossare il mio occhiale, perché voglio vedere se riesco insieme a te a fare questo lavoro dove magari tu ce lo documenti. Certo. Allora, vediamo. Eccoci. Ok. Questa è Flora, viso triangolare, dicevamo, non la conosciamo, colori freddi, scuri, perché è una donna inverno. Poi per il make-up, quindi abbiamo giocato con gli smokey eye, che sono di gran moda, questa tonalità sangria. Adoro! Noi usiamo questa azienda, vabbè, comunque... Ma questo è uno spazio, io qui non rappresento l'azienda, io qui sono Valeria Orlando e poi, tra l'altro, neanche ci conoscevamo prima, quindi va benissimo. Oh. Quindi qualche idea per le labbra, come curarle... E prendiamo sempre spunto da un'icona, in questo caso è Christine Ritter, perché ce la ricorda, ci ricorda Flora per la forma del viso, per il colore della pelle, degli occhi, e quindi abbiniamo sempre alla persona un personaggio pubblico. Ok. No, ecco, quello dopo. Fai partire. Aspetta, quello che adesso di Flora, passo a questo. Perché sono sempre divisi in due. Sì. Ecco, queste sono le idee di Aircut.
quindi per un viso triangolare le frange sono l'ideale, il blu perché è una donna inverno, come dicevamo, e questi tagli destrutturati sono fantastici, questa è un'idea di mantenimento del colore, quindi queste creme colorate, color primer, e qui abbiamo qualche idea di outfit. Questa è la collezione primavera-estate di De Vincenzo. Qui siamo. Amore, Louis che Vuitton. Bello! Oh. Certo, questi due ti piace? Ma no, no, per niente! Questi due stili perché dai post che pubblica mi sembra una ragazza, un artista. E poi questo è un bijou perché mi sembrava il suo per la serata, per una serata speciale. Questo praticamente potrebbe essere anche il mio stile, anche se io non ho il viso triangolare. No, certo, no, certo. No, scherzo, perché poi certo. Si parla della figura, chiaramente della figura intera. Mentre stanno scorrendo queste immagini, poi facciamo vedere anche l'altro video. Sì. Però mi piace anche, mentre ti sentivo parlare, tu parlavi di un inverno. Sì. E io purtroppo ogni tanto qui mi viene tipo, non la pelle d'oca, ma sento un brivido così perché... Frizzicolio. Sì, un frizzicolio, perché rispetto alla consulenza d'immagine che poi io insegno e che faccio alle mie clienti, il risultato in termini di colori, di forme che tu hai indicato sono perfettamente d'accordo con te, assolutissimamente. Quindi arrivo alla stessa soluzione, ok? Sì. Ma per me, e poi magari l'argomentiamo dopo che abbiamo visto anche l'altro video, certo. Questa Chiara, giusto Chiara, ricordo bene? No, questa è Flora, la prossima. Ah no, Flora, perfetto. Flora, nella mia consulenza d'immagine, con quei colori che abbiamo visto nel video precedenti, dove lei ha la pelle chiara, capello scuro, sì. Sopracciglia più o meno di un tono intermedio e la pelle chiarissima, occhi azzurri e pelle chiarissima, per me invece è una donna gioiello che viene inserita nella mia consulenza come un'intermedia lunare, ma l'argomentiamo dopo. Andiamo a vedere l'altro. Chiara. Chiara, viso leggermente squadrato. La nostra icona l'abbiamo paragonata un po' alla Kaja. Colori dell'autunno, colori caldi, avvolgenti. Quindi l'idea dei colori cioccolato, cammello, i ramati dorati. Tutte queste tonalità calde, i bronzi. Le terre sono ideali per lei, ovviamente se trucchi molto gli occhi, meno le labbra, questo va bene, un po' scontato, poi dipende dalla serata. Adoro, red carpet. Ecco, queste bellissime labbra, lei è fortunata che ha due belle labbra, qui mi ricorda tanto lei, un po' per la forma del viso, ma anche per i colori. E lei tra l'altro è una persona splendida perché ci ho lavorato con la casa, è meravigliosa. E quindi abbiamo... E quindi vediamo qual è la proposta poi anche in termini sia... Eccolo, eccoci qua. Allora, abbiamo optato per un carré bob, perché si chiama o carré o bob, che è il taglio evergreen, però visto che la forma è quadrata del viso, un po' squadrata, deve essere morbido, non deve essere liscio, non deve essere piatto. E anche il colore deve dare movimento. Chiara è sempre impeccabile con gli outfit, eh? Impeccabilissima. Già quello che gli stai facendo vedere è molto di stile. Vorrei spingerla un pochino più nel stile bohemien, che già un po' ce l'ha. Eccomi! Un pochino più bohemien. Eccomi! Al di là di oggi, però se quando posso, chiaramente, questo è uno stile che io amo moltissimo. E quindi... Poi diteci anche voi, in chi, al di là della forma del viso e al di là dei colori, diteci anche voi che bello, diteci anche voi in chi vi riconoscete. Poi se avete delle domande approfittate adesso che c'ho Anna qui, ancora certo. Abbiamo una mezz'oretta insieme e quindi approfittate. Bene. Beh, vorrei dire una cosa, con Chiara è stato facile. Primo perché ci conosciamo da sempre, l'ho pettinata quando si è sposata, sono stata vicino con le nascite dei bambini, cioè ci siamo sentite anche oggi per dirti, quindi la conosco bene. Certo, allora adesso io dovrei fare questo per annullare, giusto? Hola. Vediamo se ci sono riuscita.
Vediamo, vediamo, vediamo. Mi sembra di sì. Perfetto, siamo ritornate noi due adesso. Bene. Quindi, e scusa, giusto per completare, quindi la seconda che abbiamo visto, Vice, nella consulenza d'immagine, per te chi, a quale stagione appartiene? Visto che tu prima hai parlato di un inverno e questa è autunno. Ecco, vedi, anche lì. Per quanto riguarda l'autunno, già rientro in questi colori che ho visto, dove anche se per me non è un autunno, però rappresenta una donna, tu hai fatto vedere chiaramente anche per una forma squadrata del volto, hai fatto vedere la Kaira, no? Però in termini di colori per me è, eccola, guarda le mie, intermedia chiara solare, brave, brave, per me rappresenta un'intermedia solare, cioè sono quelle donne che hanno questi castani che naturalmente li porti di più verso il rame, verso i rossi caldi, i buccia di castagna, un po' come la Julia Roberts. Sì, perfetto. No? Ecco, sì. Per me quella donna lì ovviamente concordo che rappresenta con i colori dell'autunno, perché rappresenta quei colori che si formano in scala cromatica tra il mondo dei gialli, ok? Sì. E il mondo dei blu, dove però invece che viaggiare nei verdi brillanti sotto, viaggiamo nel mondo dei verdi marci e dei gialli senape, quindi viaggiamo in quella ruota del colore che noi chiaramente conosciamo molto bene e quindi è vibrante da questa parte. Quando invece ritornando a, scusa, Chiara, la prima ragazza, Chiara, Quando ritorniamo alla prima ragazza, perché ti dico che io non mi ritrovo con l'inverno? Perché secondo la consulenza d'immagine, che voglio dire, intanto, grazie Chiara, se avete delle domande, ovviamente fatecele, approfittate. Certo. Allora, dicevo, per quanto mi riguarda, no? Al di là poi delle quattro stagioni, è vero che tutti i consulenti d'immagine, al di là di quelli che poi si sono specializzati come personal shopper, quindi più nel mondo dell'abbigliamento, sapendo dare qualche consiglio di stile anche sul make up e nel mondo dei capelli, piuttosto che io che nasco dal mondo del make up e avendo vissuto per 20 anni nel mondo dei parrucchieri, avendo fatto formazione nel mondo dei parrucchieri, la Stella di Oswald chiaramente mi è molto vicina e quindi riesco, rispetto ad un truccatore che fa solo il truccatore, a riconoscere quando un capello naturalmente è cenere o quando è un castano dorato, e così chiaramente in termini di chiarezza o di scurezza parliamo dei biondi cenere e dei biondi dorati, parliamo dei ramati e ovviamente non parliamo dei moganio, perché il mogano in natura non esiste e quindi è solo artificiale, quindi non c'è un rosso freddo in natura, può esserci un rosso Raffaello, ecco. Sì. Però, insomma, non esiste il rosso freddo. Detto questo, però, con quella carnagione lì, per me come ragiono io? Te la faccio semplice. Io ragiono così. Allora, il capello è scuro e per ora non gli do una gradazione che sia o cenere o vibrante caldo. Dico solo che comunque è un capello scuro. Cioè, non è un biondo, per cui, è scuro. Poi guardo le sopracciglia e dico, le sopracciglia effettivamente sono un pochino più chiare rispetto al capello. E quindi per me, non essendo sulla stessa scala di scurezza, sono intermedie. Poi scendo alla pelle e dico, la pelle è bianchissima, quindi è chiara, perché c'è questo contrasto che è molto bello. E per ultimo guardo questi occhi, che sono degli occhi chiari, ok? Per cui nel mio pallottoliere dei quattro valori dell'immagine mi ritrovo due elementi chiari, che sono la pelle e gli occhi. Mi ritrovo un tono intermedio, che sono le sopracciglia, e poi mi ritrovo un tono scuro che sono appunto i capelli. E fino a qui, quindi, nel pallottoliere posso dire che ho due elementi chiari e altri due toni che appunto si può aggiungere la fase intermedia, che è quella più vicina, quindi una chiara intermedia. Poi andiamo a vedere il cromatismo, quindi il sottotono, e ricomincio da capo. Il capello, almeno così a vederlo dalla foto, mi sembra che sia bello compatto. Quindi quando il colore è così naturale, bello compatto, per quanto mi riguarda, poi correggimi se sbaglio, però per me è più cenere, più appartiene il mondo dei ceneri, perché è un po' più spento rispetto a un castano vibrante. Le sopracciglia uguale, seguono quella logica lì. Gli occhi sono tipo di un blu husky, o comunque sono proprio compatti e di un unico colore.
E poi, per finire, questa pelle è una pelle candida, esattamente come la dita Contise. Quindi quattro elementi su quattro lunari. Quindi per me diventa una chiara intermedia lunare, anzi un'intermedia lunare, perché proprio il fatto del contrasto di questa pelle e di questi occhi con sopracciglia e capelli scuri mi diventa una donna gioiello. Ma io le avrei consigliato le stesse cose. L'unica cosa è che non mi ritrovo nell'inverno. Ecco. Sì, come parole, sì, come termine, diciamo. Poi, e ti devo dire che parlando con la gente, ma non solo con le ragazze che vengono a fare corsi di formazione da me, ma anche con le clienti che magari hanno comprato libri sulle quattro stagioni, visto che adesso si parla di nuovo delle quattro stagioni della Carol Jackson, sempre quindi riportata alla Color My Beautiful, però con queste 12 sottocategorie, proprio perché le quattro stagioni ovviamente non possono bastare a rappresentare tutte le donne. E quindi moltissime entrano in confusione. No, tra moltissime... vibrante, tra cool, tra profondo, tra high, soft, cioè diventano pazze, poverine. No, ma molte non sanno neanche che esiste questa differenza e non sanno neanche quali sono i colori in linea di massima che le donano. Non sto parlando poi del pelo dell'uovo, parlo proprio caldi, freddi, chiari, scuri, giusto per capire. Ovviamente, Anna. Poi c'è un altro discorso da dire, e io già so, conoscendoti, che tu mi dirai ovviamente che sì. Fino adesso noi stiamo parlando di armocromia, e quindi i consigli che tu stai dando a queste donne che ti scrivono, no? E che ti mandano le loro immagini, su cui poi tu vai a indagare nei loro profili anche per dargli un consiglio di stile a 360 gradi, che trovo una cosa bellissima. Ti faccio i complimenti e ti ringrazio per averlo condiviso con me, perché è meraviglioso. Ma dico, esiste anche la dissonanza. Certo. Che chiaramente adesso sarebbe più difficile argomentarla, ma magari faremo un'altra puntata, se ti fa piacere. Posso fare un breve esempio? Certo. Allora, quando si sa, Hollywood è maestra in questo, no? Cioè c'è da imparare, basta. Quindi se noi pensiamo, facciamo esempio un film che abbiamo visto tutti, Julia Roberts in Pretty Woman. Beh, brava. Quando è sulla strada a fare il mestiere, è vestita con i suoi colori nemici. Perché doveva essere... peggiorare. Doveva essere volgare, no? Certo. E quindi i colori nemici la involgarivano. Quando comincia a diventare la brava signora, tutta la vestono di rosso, di marrone, coi pois, romantica. Quindi quello che succede anche in un film ti fa capire quanto è importante i colori, perché da ragazza della strada è diventata la signora. Oppure prendiamo un'altra bellissima donna, Angelina Jolie, quando interpreta la Maleficent, la vestono con i suoi colori nemici, perché le induriscono il viso. Anche il colore, se va in dissonanza, tende a indurire. Ma è importante anche questo gioco, perché ti fa capire, anche in un ruolo che devi avere, com'è importante il cambiamento del colore che utilizzi. Nel cinema è ovvio, perché ogni volta hai una parte diversa. Ma anche noi nel nostro piccolo, se devi avere un ruolo in quel momento lì, anche lo sfondo che hai dietro è importante. Se stai facendo una videochiamata, se stai facendo una fotografia anche, perché ricordiamoci che... Guardami! Ho visto. È tutto amplificato. Nei video, nelle immagini riflesse, è tutto amplificato. Si nota ancora di più. Scusami se ti ho interrotto. Ma va, figurati. Quindi... Donne, ricordatevi che il consiglio più semplice e, diciamo, dove uno cerca di sbagliare meno, è sempre viaggiare in armocromia. Poi però, e poi tu correggimi come al solito se io sbaglio o se comunque trovi appunto una differenza in quello che è la mia logica della consulenza d'immagine rispetto alla tua, perché questa cosa è meravigliosa di potersi confrontare, anche se in questo momento a distanza. Ma tanto io prima o poi verrò a Piacenza. Certo, Vabbè, detto questo, dicevo,
Quindi c'è la prima cosa è l'armocromia e va bene. Poi c'è la dissonanza e sulla dissonanza si possono fare o degli enormi errori, se sei d'accordo. C'è un altro collega da Napoli, ciao Antonio. Ciao. Quindi si possono fare degli enormi errori, però in dissonanza invece, se hai una di fronte, una cliente con una personalità come la mia, facciamo conto una personalità come la mia, perché ovviamente per portare anche un colore, uno stile come quello che ci hai fatto vedere, come quello che indossi tu, non è che lo possiamo consigliare a tutti, perché la logica vuole che si parla sì di colori, sì di forme, sì di moda. Ma non dimentichiamoci la personalità, perché Bravissimo. significherebbe che tutte le donne che rientrano dentro quelle quattro stagioni o dentro le sei categorie di cui parlo io possono indossare le stesse cose. E non è così. Perché, per esempio, io da sempre, quando sono stata alunna di quella che è stata la persona che mi ha creato come consulente d'immagine, ok? La cosa meravigliosa è stata quando ha fatto su di me quello che io oggi con amore faccio alle mie clienti, no? E mi ha definito marginal. Cioè, mentre tutte le altre dicevano, allora, tu sei chiarasolare, tu sei intermedia lunare, arrivava a me, tu sei marginal. Che brutta parola. In che senso? Cioè, non sono né carne né pesce, sono messa da parte. Che cosa significa questa parola qui? Mi chiedevo, no? Poi invece, quando tra le marginal è comparsa Madonna, ho detto, e allora no, Ora ci ragazzi, e siamo. allora adesso ci siamo, aspettate un attimo. Quindi mi piacerebbe che tu spiegassi anche questa parte che è molto bella, no? Cioè, quando ci sono degli elementi di colori che viaggiano in una vibrazione media, dove si scontra sia la parte gialla con la parte blu, si definisce una caratteristica, quindi l'ho fatta facile facile, che quella donna lì può viaggiare volendo, quindi a suo piacimento, come si sente, sia nel mondo dei caldi, sia nel mondo dei freddi. Infatti io i capelli li ho portati in tutte le maniere, rame, mogano, fucsia, biondo platino, biondo dorato, neri corvino o in qualsiasi maniera. Sono d'accordo. Allora, è ovvio che noi si creano delle categorie per dare un esempio più banale, no? Poi vai a nominare questi personaggi famosi che conosciamo tutti, perché se dico la mia vicina di casa, nessuno la conosce, no? Quindi si vanno sempre a parlare di persone che tutti sappiamo di cosa stiamo parlando e le abbiamo ben in mente. Certo. Ecco. Quindi cosa succede? Su determinati personaggi o chi ha la voglia di provare e si sente di volerlo provare, fa bene perché, come mi ha insegnato Stefania, che è la nostra carissima collega che ci sta seguendo, Ciao Stefania! ci sono personaggi che si possono permettere qualsiasi cosa, ma perché la sanno portare. Chiamiamoli marginal, chiamiamoli divergent, chiamiamoli. Bravissima! Chiamiamole, mi piace provare, chiamiamole come vogliamo, è giusto che provino. Ovviamente bisogna stare attenti per la salute del capello, a cosa si usa e cosa si fa se parliamo di capelli. Se parliamo di outfit è molto più semplice, no? Perché oggi mi sento così, me lo metto, poi domani mi sento cos'ha, me lo tolgo. Bravissima, poi dirò una cosa. Intanto Stefania scrive: ciao ragazze, bravissime, che bello sentirvi parlare di questo argomento. Grazie Stefania, non ti conoscevo, benvenuta, spero che tu stia bene e grazie per essere qui. Ciao Francesca, la persona che ci ha messo in Ciao connessione. Franci. Bene. Quindi ti dicevo, Sì. hai toccato un argomento che mi ha dato la possibilità di dire un'altra cosa importantissima. Allora, oggi, e questo spero di non offendere nessuno nel mondo dei parrucchieri, ok? Anche tu ci manchi! Salutami, saluta la mia nipotina pelosa, la mia Ginetta! Dicevo,
oggi sicuramente siamo molto più evolute e i parrucchieri sono molto più evoluti. Certo. Quando negli anni 90 io ho incominciato a diventare la direttrice artistica di un grosso team di parrucchieri e il mio ruolo come truccatrice e consulente d'immagine con una grande capacità dialettica, perché poi anche quello è molto importante, no? Cioè saper descrivere nella chiarezza e con dei termini che chiaramente fanno sognare la cliente, quindi non è una presa in giro, no. Però se io dico un bel tono sherry non è la stessa cosa di dire un mogano, cioè la cliente si incomincia ad appassionare, no? È chiaro. Oggi poi figurati, potendo mettere sui capelli i verdi petrolia, cioè i termini sono tantissimo, come quei colori ravvivanti che ci facevi vedere prima. C'è un mondo. E quindi uno degli esercizi che faccio fare ai ragazzi è anche quello di lavorare sulla terminologia espressiva che permette di arrivare alla cliente come una musica, invece che come una storpiatura. Anche perché dobbiamo sempre ricordare, e sarai d'accordo con me, sul fatto che la cliente, se tu le dici che il capello è cenere, ma te lo dici a te stessa, lei non lo capisce che cosa significa che il capello è cenere. Se invece le dici che il capello cenere corrisponde a un capello spento, un po' grigio, allora la cliente già incomincia a parlare la tua lingua. Certo. Sei d'accordo? Bisogna sempre cercare di fare una storytelling, no? Una piccola storytelling. Sì. Per cercare. Aspetta che c'è una domanda, proprio te la passo nello script. Sì. Vediamo se sono riuscita. Eccola qua. Allora, io non la vedo. Sei tu la parrucchiera che ha portato quell'artista a Piacenza? Sono proprio io. Io non so di chi parlino, però... Allora, te la racconto allora, con i miei ragazzi facevamo sempre i mercoledì di ispirazione, dove sì. Ognuno di loro mi diceva un posto per andare a prendere ispirazione. Poteva essere una città, un museo, uno stilista. E io a spot sceglievo. Quella volta siamo andati a Lucca, nel museo. C'era la mostra Warhol di S. Gartel. Oh mio Dio, che meraviglia! Allora, Warhol lo conosciamo tutti, io Gartel non lo conoscevo, è un artista americano che, diciamo, vive a Miami. Per fartela breve, abbiamo pubblicato dei post, ho fatto un collage delle sue immagini, un collage di quelle di Warhol, le foto che mi piacevano di più, che mi ispiravano. Poi io e la mia collega ci siamo messe come fossimo dei quadri anche noi, no? Io avevo i capelli blu, lei rosa forse, molto pop art, no? Abbiamo pubblicato, taggando Gartel. Dopo 2 o 3 giorni Gartel mi scrive e mi dice: ma sei di Lucca? Grazie per aver postato. Io dico: no, non sono di Lucca, sono di Piacenza, sono andata apposta a vedere la tua mostra. Faccio il riassunto. Lui mi dice: mi taglieresti i capelli, vengo in Italia. E io: certo. Wow! Dove vuoi? Io dopo due o tre giorni, festeggiavo 30 anni di attività. Io gli ho detto, Lorenz, noi venerdì festeggiamo 30 anni di attività. Io ci sarò. E lui è venuto da Miami. Quando dicevi all'inizio, credeteci, ci dovete credere, perché... Assolutamente. Io ti potrei raccontare, come ho già raccontato e molti chiaramente che mi seguono sanno la mia storia in lungo e largo, io racconto sempre una cosa divertentissima a proposito del mio inizio alla fine degli anni 90 con l'essere. Ciao Lisa, benvenuta amore mio, Lisa Fusco. Lisa, allora, manda una foto quando vuoi cambiare look ad Anna. Cioè, Anna Maria è una hairstylist visionaria, stupenda, meravigliosa. Grazie tesoro, tu sei stupenda, anche, as always. Ma anche se non vuole cambiare, ma ha la curiosità di sapere come la vediamo noi. Assolutamente. Visto che noi la conosciamo, no? Allora, tu sai, Lisa, che è appunto una soubrette meravigliosa, che ci fa divertire
e che con le sue spaccate si è fatta conoscere in tutto il mondo, e ogni volta che io la vedo, quando da Chiambretti, boom, plana giù così, o dalla D'Urso, io dico, adesso si è spaccata, no? Perché aiuto, veramente, cioè lei ha la capacità di fare delle cose che voi esseri umani normali non potete fare, aiuto, quindi non la imitate, non la imitate, perché se no le ambulanze in questo momento non ci sono. Vabbè, però dicevo, racconto, quindi a proposito del fatto che bisogna crederci, che quando praticamente dopo una settimana che io da Roma mi ero spostata su Milano e avevo bussato a circa 10 agenzie, ciao Antonio, la prossima, circa 10 agenzie dove chiaramente le agenzie rappresentavano artiste freelancer come me, e tutti quanti ovviamente mi dicevano, sì, sei carina, sì, sei simpatica, però dove stanno questi lavori? Cioè, nel senso, avevano bisogno di un materiale che io non avevo. E la domanda che mi ponevo nella mia mente, mano a mano che andavo avanti, era, ma qui è il cane che si morde la coda. Cioè, ma se nessuno mi dà la possibilità, ma io, ma come faccio a dimostrarvi chi sono? Perché sai, a Roma, bene o male, negli anni 90, ovviamente, da sempre non si sono mai fatte produzioni come si fanno a Milano. Ma insomma, a quell'epoca era ancora più difficile. Certo. Allora, cosa io insegno sempre nella mia storia? Che la caparbietà significa non fermarsi al primo, al secondo, al terzo tentativo, perché sennò sarebbe troppa grazia a Sant'Antonio. Significa che avete, come a proposito del film che hai citato prima, quel gran culo di Cenerentola. Ma siccome non siamo tutti quel gran culo di Cenerentola, la vita ci insegna che per arrivare a dei risultati bisogna impegnarsi, bisogna credere in se stessi, non bisogna mollare mai, e che appunto avendo una condotta univoca su quello in cui tu credi, non come i nostri politici, chi è a destra poi va a sinistra e poi ti dico una cosa e poi te ne dico un'altra, che ormai non ci crediamo più nessuno ovviamente, quindi proprio quello è l'esempio che calzante. Cosa successe? Che io arrivai in quest'ultima agenzia, ma ero sicura di me, cioè anche se mi avessero detto di no, io il giorno dopo avrei ribussato, mio figlio dalla Florida, ciao amore mio, anche se mi avesse detto di no, io il giorno dopo avrei ribussato ad altre 10 agenzie per come sono fatta io e per come mi conosce la gente. Detto questo, quindi, cosa è successo? Che io, per fartela breve, sono diventata la personal di Donatella, ma il primo lavoro che mi è stato assegnato dopo una settimana dal mio colloquio, cioè il mio esordio in scena, sai qual è stato? No. Allora, telefonata a Roma Milano, il mio agente Pietro Dominoni, che mando un bacio anche se non è collegato in questo momento, mi disse: allora, primo lavoro, e lui pensava che per me, essendo già un'agenzia di grande livello quella in cui ero entrata, fosse un lavoro anche economicamente pagato poco. Quando a me dell'economia monetaria, dico, intendo, in quel momento non me ne fregava niente. Quando lui mi disse, dovrei accompagnare Donatella a Reggio Calabria, perché sai, Donatella Versace ovviamente è calabrese, ed è di Reggio Calabria più o meno, insomma, come me, come la mia parte calabrese, per il concerto di Elton John. Cioè il mio primo lavoro è stato truccare Elton John. Ma cioè, dopodiché è chiaro che sono arrivate Madonna, sono arrivati tutti i personaggi del mondo Versace, quindi dal 2000 al 2004 io viaggiavo sia con Donatella che con Angelo, che era proprio lo stylist che all'epoca si occupava di tutto il jet set internazionale, con personaggi che io nella mia mente, se me l'avessero detto, avrei detto ma cosa, ma va. Quindi quando mi dicono ci hai avuto culo, no. Io non ho avuto culo, io ho avuto la forza di trovarmi al momento giusto, nel posto giusto, perché ci ho creduto. E ricordatevi che le storie di successo delle persone, come quelle che ci sta raccontando Anna, sono di persone che credono in se stessi fortemente. E non arriva tutto con facilità. Anna, quanto lavori e quanto hai lavorato nella tua vita per arrivare al punto dove sei adesso? Ah, non ci devo pensare, non ci devo pensare.
continuo a lavorare, io lavoro sempre anche quando non lavoro, perché la mia testa viaggia, 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 viaggia. È un continuo di pensieri, di input. Anche guardo un quadro, guardo una statua, vado in un museo. Brava, altro assist importante che mi hai dato. Ieri con Raffaele, che abbiamo trattato proprio argomenti similari, però solamente chiaramente parlando del make-up. E quello che dicevamo con Raffaele, che dicevamo ai ragazzi, ai truccatori che appunto si apprestano a voler diventare dei professionisti del settore, è che non devono conoscere soltanto come si fa una sfumatura, tutti i prodotti che esistono in commercio, ma andare ogni tanto al Louvre, ogni tanto anche se in quarantena, mettersi, distaccarsi dai social e come si sta avendo adesso la possibilità di entrare dentro la galleria a Firenze, vedere tutte le opere oggi, grazie agli strumenti che abbiamo a disposizione. Cioè, è il Marco Polo è dentro casa. E quindi la mente si allarga nel momento in cui tu, ovviamente, permetti al cervello di avere più informazioni che arrivano da più settori. Quindi questo è l'insegnamento che possiamo darvi, io e Anna, nel nostro piccolo. Non siamo sicuramente, voglio dire, chissà chi, però abbiamo ottenuto dei risultati. E questo spazio nasce proprio per stimolare i giovani a capire, certo, sulla base dell'esperienza di quelli un pochino più grandi come noi, che cosa significa veramente, soprattutto in questo momento storico, capire a chi ci si affida quando si parla di un professionista nell'ambito della formazione e capire qual è il proprio percorso personale da fare per diventare ognuno un numero uno. Perché non è importante che voi diventiate un numero uno assoluto, perché l'assoluto non esiste. Voi dovete diventare un numero uno nel relativo, in quello che è il vostro mondo, il vostro spazio. Dico bene, Anna? È perfetto. Devi trovare la tua identità e, vabbè, adesso per noi Piacenza è una piccola città, quindi è sicuramente più facile. Ho capito, ma hai raggiunto anche Bristol grazie alle tue idee. È più facile perché, insomma, ti vedono i capelli rosa, li hai fatti da Air Trend, per esempio, no? Sicuramente a Milano è diverso. Però, dico, se uno nel suo lavoro fa quello che gli piace, tutto torna, perché lo senti tuo, perché è tuo. Poi, io ho anche le clienti, le vecchiette, assolutamente, ma anche a loro fa piacere sentire che è di moda questo, che è di moda l'altro, perché a tutti fa piacere sentire di parlare di moda, di bellezza, di un quadro. Scusami, Anna, voglio dire, uno dei miei idoli, ma proprio da sempre, è la Iris Apfel. T'ho Che mito detto, è? cioè, ma che mito è quella donna? Bravissima. Al di là delle stagioni, ma lei ha Ah, superato no. tutto. Lei può, ecco, brava, lei è proprio una che potresti fare qualsiasi cosa. Qualsiasi. Meravigliosa, è Sì. meravigliosa. Ma tu ti rendi conto che sono già le 18:53? No, ma io non ci posso credere. Cioè, Bella chiacchierata. ogni volta che parlo con appunto persone come te o come gli altri ospiti che invito al mio world talking, il tempo vola, porca miseria, vola, vola. Bene. E anche questo significa che quando si fanno delle cose o si parla o si lavora, ci si concentra su cose che piacciono, il tempo vola. Quindi in questo periodo di quarantena, non so te, ma immagino di sì per come ti conosco, come hai detto tu, al di là della prima settimana che tu hai definito di letargo, io ho definito di proprio, oddio, cosa sta succedendo, no? Cioè connettermi con la situazione, perché io tra l'altro venivo da Parigi e quindi proprio non ci ho capito nulla nel rimanere poi bloccata in lockdown dentro casa. Ma io sono più impegnata di prima. Sì, poi adesso guarda, ti dico anche questa cosa, in questa ultima settimana, per fortuna, siamo riusciti a fare un discorso di home care,
mi hanno dato, la mia associazione mi ha dato il permesso, e quindi i miei clienti che mi chiedevano: Anna Maria, ma che colore mi devo fare? Anna Maria, come faccio a mantenere la mia cura? Sto allattando, mi perdo i capelli, cosa faccio? Finalmente posso aiutarle, quindi oltre a preparare le tailor made, a preparare gli argomenti che intervalliamo, un giorno l'argomento, un giorno la tailor made, ho le consegne per le mie clienti che sono contentissime, perché non devono, cioè una cliente che è abituata con i prodotti bioetici non si può avvicinare al banco del supermercato per comprarsi il colore, non ce la fa. E soprattutto il mio pensiero è: quando tornano in negozio, che capelli ci troviamo, che qualità di capello ci troviamo, come nel tuo caso, che pelle mi ritrovo quando devo andarla a truccare la prossima volta, se è usato delle schifezze. Ecco, c'è anche Cristina, poi riguardati questa puntata, perché quando la metto sul mio canale YouTube sono certa che ti piacerà moltissimo. E con questo io ti saluto, perché sono già le 7:05, però ci ripromettiamo che se ce la facciamo nei prossimi 15 giorni, magari ci facciamo un'altra chiacchieratina, se ti va. Assolutamente sì. Ti voglio bene. Anch'io. Ciao. Un bacio, ciao. Grande. Ciao, 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 ciao. Allora, signori. Allora, dicevo, non sono riuscita, aspetta, ecco di qua. Bene, dicevo, intanto è stata una puntata bellissima. Sarà che quando parlo di consulenza d'immagine mi animo sempre tantissimo, perché è proprio qualcosa che, al di là di quello che è stato vivere il mondo del colore, appassionarmi. Ciao, benvenuta negli ultimi 4 minuti della diretta, che potete, vi ricordo, rivedere dal canale YouTube di Vore Makeup tutte le puntate da quando è iniziato il lockdown. Domani ci facciamo una pausa e ci rivediamo la prossima settimana con degli ospiti, dove viaggiamo, vi faccio viaggiare in lungo e in largo, ma non a livello di città, ma a livello di quello che andiamo a trattare. Allora, vi do solo qualche accenno. Parleremo di transgender. Parleremo, fatemi vedere un po', perché non vi voglio rivelare nulla ancora. Parliamo di styling, riparleremo di make-up con un altro grandissimo. Grazie, grazie Cristina. Parleremo di nuovo di make-up con un altro collega che stimo tantissimo. Parliamo di accessori meravigliosi a proposito di capelli. In collegamento con la Campania, con proprio il cuore di Napoli. Parleremo di musica con un mio amico carissimo, che è un artista tutto tondo, ma dovrete vedervi le stories per sapere chi è, perché non vi dico nulla. E finiamo con sabato prossimo con un tutorial sull'eyeliner, parlando anche di skin care, e quindi una settimana dove vi divertirete insieme a me. Vi mando un bacio, vi auguro buon weekend e ci vediamo lunedì. Ciao ragazzi, e ricordatevi, give love first.